Mio fratello maggiore è morto, che lui era militare, a Roma, e aveva avuto un premesso perché doveva partorire una sorella mia più grande, che era partorita, lui era fidanzato, che c'era la fidanzata su a Treponte, sull'Appia per andare a Terracina. E allora per fare, c'aveva una vigna, il padre di questa ragazza sua c'aveva una vigna a Belletri, e lui era amico con l'ufficiale suo, col tenente suo, che era amico suo. Allora quando sono andato in premesso, un sabato pomeriggio sono andato in premesso, alla partita dice vengo pure io a Belletri, ho l'appuntamento con mio socio per caricare due o tre damigiane di vino a questa vigna che c'era a Belletri. Quando sono arrivato col treno a Belletri, proprio alla stazione di Belletri, tutto quanto, c'è stato un bombardamento degli aerei americani, compagnia bella per i tedeschi, perché da Colleferro alla stazione di Belletri, Colleferro c'era la polveriera dove facevano i proiettili, sta roba qua, e hanno bombardato la stazione di Belletri. Zio Giovan Battista, zio Gianni, si è trovato proprio a scendere dal treno e andare su, il treno su ha scappato. Ha andato via sulla scelta per la Belletri, si è andato a mettere sotto un portone e si è salvato. Lui che era un ragazzo come zio Gianni, permesso come te, per dire, con l'educazione di permesso, ha tardato una colonna di una villa del Vangelo, l'ha presa sulla nuca tutto quanto. Zio Gianni non c'era niente, aveva solo sangue dal naso e l'orecchio, basta, non c'era ferite, niente. Da colonna, come posso dire, tante bestie, perché lui ha salvato. Poi mio fratello, quando faceva l'amore con questa ragazza, stava su un'azienda che era un'azienda del padrone, era il grande amico nostro, compagnia bella, e lui faceva come guardiano, quando vedeva che i tedeschi andavano su questi poteri che erano pieni di bestie, no? E andavano per rubarle e portarsele via. E zio Gianni che faceva? C'era un pugnaletto, si visse i pugnaletti che stavano laggiù, andava a sei pugni. Col pugnaletto andava là, ci dava una botta alla bestia e tutto quanto. I tedeschi trovavano la bestia per terra che stava per morire, perché solo quella cosa non era siana. Dice, vede che sono malate le bestie, stanno morendo, sono malate, scappavano. E lui le finiva di lavorarle, compagnia a tempo di guerra. Telefonava agli amici di lui che c'era a Roma, tutto quanto, venivano con le macchine e si ricaricavano belle morte. Ecco come è morto zio Giovan Battista, morto con un bombardamento che aveva 21 anni. Era fatto. Tu quanti anni avevi? Io avevo 10-11 anni. Ok, grazie.